Notizie Oggi è una produzione di Canale Italia. Buonasera, buonasera amiche, buonasera amici e spettatori di Canale Italia. Abbiamo degli ospiti importanti questa sera con i quali affronteremo delicatamente, con esattezza di termine, con devozione e termini che non vorranno offendere chi che sia. Cerchiamo di dire la nostra verità. Se qualcuno lo so che è pronto con il registratore, fatelo pure, ma non vi preoccupate, andrà su YouTube, non c'è problema di registrare, perché qualcuno dice ma io sono pronto con il registratore, vado, va su YouTube, fra due giorni, quindi fate quello che volete. Intanto io vado a presentarvi gli ospiti, a partire già dalla mia destra abbiamo il dottor Corrado Ruini. Buonasera. Abbiamo la professoressa Antonietta Gatti. Buonasera a tutti i nostri telespettatori. Abbiamo il professor, qualcuno diceva, ma è la Morgese o la Mendola? No, dico, non è la Morgese, sennò mi tocca chiedere se è parente della Morgese. Lui è solo il professor Lamendola, filosofo. Buonasera. Poi abbiamo il grandissimo dottor Stefano Montanari, nanopatologo, posso dire? Sì, no, ne hai facoltà. Buonasera. Grazie. E poi chi condurrà insieme a me questa sera, mi aiuterà a fare domande, nonché canterà, perché da me poi viene per cantare, perché non è solo bravo, è un poeta, chiaro? Siamo diventati una coppia di fatto oramai. Cioè. Esatto. Invece la figura femminile, tu vai controcorrente anche in questo. Capì? Di solito c'è il conduttore e la figura femminile, invece tu ti sei preso Povia, che comunque è un gran figo, va bene. Facciamo un applauso a Povia, no. Regia. Guardate, cominciamo con tranquillità, con serenità. Però, vedete, i problemi che affronterò non andranno bene magari ad alcuni che ritengono sia differente. Io faccio solo domande, sono qui per fare domande e per presentarvi per esempio un servizio, e vado a vedere, a leggere, ecco, quello che è un intervento, vi dico subito, di un farmacista ospedaliero, il dottor Fabio La Falce. Prendete nota, chi sta lì per registrare, per annotare, scrivete, se no trovate su YouTube. Poi ti invitano. Fabio La Falce, portavoce di 50 colleghi, tratto, sentite bene, tratto dall'Assemblea dell'Ordine dei Farmacisti di Torino, che si è svolta il 24 maggio 2022. Oggi ne abbiamo 27, tre giorni fa. Tu che sei soltanto laureato e poi hai fatto lo scienziato, ascolta però con attenzione quello che dice questo farmacista. Anche tu Antonietta, ti prego, ascoltate tutti. Vai regia. Sono un farmacista ospedaliero. Diversamente da quanto fate normalmente voi, noi farmacisti siamo quelli che andiamo a rompere le scatole sulla normativa, sulla legge. È il nostro pane quotidiano. Userò parole dure, non me ne vogliate. Ma la nostra assenza, la nostra ignavia a questo punto, ci ha portato ad essere in questo momento, in questi due anni in Italia, ad essere non soltanto spettatori passivi, ma ci ha anche portato ad essere complici di quello che, con grande responsabilità e coraggio, abbiamo deciso di chiamare col suo nome, omicidio e tentato omicidio di Stato. A giugno 2021, ripercorrendo sempre un po' di questa storia, a seguito della morte di una giovane ragazza di Genova, Martina, se vi ricordate, dopo la somministrazione di AstraZeneca, la CTS e il Ministero hanno deciso di sospendere le somministrazioni di AstraZeneca sotto i 60 anni e fare la famosa eterologa. Io sono sobbalzato dalla sedia una sera quando al telegiornale ho sentito il Ministro Speranza che diceva: ci sono studi per cui
la dose eterologa fatta con un secondo vaccino mRNA è più efficace della dose doppia di AstraZeneca. In questo documento la CTS AIFA, da cui trae spunto poi il Ministero per fare le sue leggi, dice chiaramente che non ci sono evidenze. Tant'è che a un certo punto dice non che si autorizza o si può fare, dice che la dose eterologa non appare sconsigliabile. Non appare sconsigliabile, non è si può fare in sicurezza ed efficacia. Cita poi in questa quattro paginette del verbale 27 quattro studi a livello europeo. Sono imbarazzanti. Su uno studio abbiamo una caratura di 32 pazienti. Viene anche con coraggio citato, io mi sarei vergognato. Non ci sono gli studi. Per cui, se non ci sono gli studi, come è stato possibile autorizzare un farmaco in 648? E i farmacisti dove erano in quel momento a farlo presente? Soprattutto gli ospedalieri. Questo è chiaro che noi abbiamo somministrato ai nostri pazienti, alla faccia della tutela della salute pubblica, dei farmaci scaduti, per il ruolo, per le competenze, per la dignità che la nostra professione e il nostro codice deontologico impongono. Oggi noi ci prendiamo la responsabilità, e lo facciamo in questa maniera formale e pubblica, di denunciare formalmente a questo ordine che da parte della quasi totalità dei medici, farmacisti ed infermieri vaccinatori si starebbero perpetrando da mesi illeciti che potrebbero, se confermati, anche configurare reati di omicidio doloso e tentato omicidio doloso, nella misura in cui si somministrerebbero vaccini fuori indicazione e senza studi a supporto, e quindi in maniera non sicura, laddove questi abbiano o possano provocare anche la morte, come certificato dall'ultimo report di farmacovigilanza dell'AIFA. A tutela della nostra stessa salute, perché obbligati quali sanitari al vaccino, a difesa della salute di tutti i cittadini, si chieda alle autorità l'immediata sospensione delle vaccinazioni e inaccettabile il silenzio degli ordini. Non possiamo considerare le morti per malore improvviso come danni collaterali, danni accettabili. Non è normale oggi morire sotto i 40 anni e i casi, penso, sono evidenti a tutti quanti voi nella vostra routine quotidiana. Dobbiamo avere il coraggio di iniziare a dire la verità agli italiani, così come che non ci sono gli studi con i quali abbiamo vaccinato. Ecco, noi cerchiamo, ci sforziamo di dire la verità agli italiani. Cominciamo con te, Stefano. Che cosa dire se non confermare tutto quello che ha detto questo mio non collega, collega soltanto per laurea, perché io non ho mai fatto il farmacista, ma insomma ci si dovrebbe soltanto porre una domanda: perché i medici hanno chiesto l'immunità? Tu chiedi l'immunità se sai di commettere un illecito che sei in qualche modo forzato a commettere, e però tu vuoi mettere le mani avanti e dire: ma non è colpa mia, non è responsabilità mia, mi hanno dato un ordine. Bene, sappiano questi personaggi che era la stessa tesi dei tanti personaggi che al processo di Norimberga di 75-78 anni fa, quando è stato? Prima seconda metà degli anni 40, sono finiti impiccati. Me l'avevano ordinato. Bene, si sappia che anche a livelli molto più bassi, dal punto di vista dal punto di vista penale, le responsabilità sono personali, quindi il me l'hanno ordinato non ha nessun significato. Se ti devono impiccare, ti impiccano lo stesso. Quindi state molto attenti, perché un giorno o l'altro arriverà, non voglio fare il profeta, ma arriverà un magistrato che applicherà la legge, e allora saranno guai. Ecco, vorrei sentire su questo anche il professor Lamendola, tanto per capire qual è la tua impressione come filosofo. L'impressione è che purtroppo da tempo la maggior parte di noi si è abituata a vivere in un mondo parallelo, virtuale, illusorio, ingannevole, costruito. Credo che tutti ricordiamo il film The Truman Show, no? Che è ormai di parecchi anni fa. Il concetto è quello, cioè noi siamo stati pilotati a credere reale un mondo che è completamente costruito. In questo caso costruita è stata la narrazione di questa pretesa emergenza.
dei rimedi con i quali andava affrontata, cominciando da quelli apparentemente più piccoli, ma comunque con un impatto fortissimo sulle nostre vite, tipo mascherina, reclusione, distanziamento, chiusura degli esercizi commerciali, e poi via via sempre più gravi, fino alla discriminazione dei cittadini, al ricatto esplicito. O tu ti sottoponi a un trattamento sanitario tra virgolette, abbiamo detto, essendo un farmaco sperimentale, è illegale perfino il fatto di presentarlo come un farmaco, perché un farmaco, finché non è stato testato e messo in commercio con tutte le autorizzazioni, dopo tutte le verifiche, non può essere nemmeno reclamizzato, tantomeno si possono inoculare a forza, no, con l'ipocrisia poi di pretendere la firma del cittadino, milioni e milioni di persone. Quindi è questione di tempo, ma questo castello di menzogne crollerà, perché l'istinto della verità è insopprimibile, e prima uno, poi un altro, un giudice di qua, un politico di là, uno scrittore, un giornalista, un intellettuale dall'altra parte, un artista, lo sta facendo da tempo come il nostro Povia, cominceranno a lanciare dei messaggi che risveglieranno la gente intorpidita, ipnotizzata, impaurita, e apparirà che questa che stiamo vivendo e subendo ormai da 2 anni è la più grande congiura della storia mai attuata contro i popoli, contro le persone. Questo è. Quindi, cari cittadini, cosa aspettate ancora a svegliarvi? Non avete ancora capito? Siamo arrivati al 4° richiamo e ancora avete dei dubbi? Poi intanto atteniamoci, dottor Ruini, a quello che hanno detto i farmacisti. Io credo che sia un messaggio molto forte. È un messaggio forte e che fa ben sperare. Quindi finché ci sono persone che hanno il coraggio di parlare in maniera così chiara, vuol dire che non tutte le coscienze sono addormentate. E questo non è poco. E io vedo che settimana dopo settimana sono sempre più le persone di tutte le età e di tutti i ceti che perlomeno iniziano a farsi domande, perché in tanti che avevano accettato così passivamente questa narrazione, oggi invece hanno capito che c'è qualcosa di più di un'ombra, anzi le ombre cominciano a essere sempre di più. Alla professoressa invece aggiungo un'altra cosa, oltre al video che abbiamo visto. C'è stato l'altro giorno il deputato di Alternativa, Francesco Sapia, in Commissione Sanità, ha annunciato di aver presentato un'interrogazione al Ministro della Salute chiedendo l'immediata sospensione dei vaccini anti-Covid, visto un preoccupante aumento di morte improvvise. Mentre, diciamo, l'ISS aveva assicurato che le reazioni avverse al vaccino sarebbe stato meno di una su 1000, continuano invece ad aumentare i decessi immotivati in soggetti giovani e sani. Come la mettiamo? Cosa risponde uno scienziato a questa domanda? Allora, intanto mi fa piacere che qualcuno abbia ancora una coscienza, che si renda conto che non vuole essere complice di questa narrazione. Diciamo che molti di noi si stanno accorgendo, proprio a livello familiare quasi, che ci sono delle persone che fino a 3 minuti prima stavano bene, che crollano sul pavimento, e anche persone giovani, molto giovani. E questo non è normale, lo sappiamo tutti. Vediamo degli sportivi addirittura che si ritirano da competizioni internazionale perché non ce la fanno più, perché hanno una stanchezza quasi mortale. Ecco che allora anche il cittadino che ha sempre creduto a questa narrazione deve cominciare a fare le somme giuste, a dire che 2 più 2 fa 4 e non 6, 7, 8 come, certo, come ci vogliono far credere. Quindi effettivamente è importantissimo in questo momento cominciare ad aprire gli occhi, perché è la nostra stessa vita che è forse compromessa, la nostra salute, certo, mentre ci dicono esattamente il contrario, che lavorano per la nostra salute. Quindi ma torneremo ancora su questo argomento, perché io sono andato alla ricerca quindi di tantissimi argomenti che saranno oggetto della questione questa sera. Però io vorrei dire a tutti gli italiani
che Povi è qui stasera per cantare alcune canzoni che rispecchiano l'essenza della nostra realtà. Io incomincerei subito e pregherei la regia di preparare la base, perché canterà in diretta, va bene, liberi di scegliere. Noi siamo liberi, e io mi sento un uomo libero, di scegliere. E chi me l'ha insegnato questo, a parte me stesso, la mia autostima, che ne dicono gli altri, mi amo molto, mi stimo molto, ma soprattutto l'educazione che mi hanno dato i miei genitori. E poi, quando ho sentito la canzone di Giuseppe, ha detto: questo legge il mio pensiero. Invece lui è un grandissimo poeta, capace di esprimere il pensiero vigente e il malessere della nostra società. Ed egli dice: liberi di scegliere. Prego, Giuseppe. Mica come oggi, che passano le leggi contro la ragione, contro la mente, contro la gente. Mica come oggi, in questa illogica schizofrenia che ti vincola e poi ti svincola, e magari poi ti vincola e poi ti svincola, ma si arriverà che prima o poi ogni razza si incazza e diventeremo noi la vera reazione avversa. Liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi. Liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi. Mica come oggi, che passano i trattati, dai governi tecnici al pareggio di bilancio, come una casa aperta a tutti senza regole, in questa dea Unione Europea, che ci vincola, poi si divincola, e ai politici li svincola, e a noi ci pungola, ma si arriverà che prima o poi ogni razza si incazza e diventeremo noi la vera reazione avversa. Vai su con la base. Liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi. Liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi. Libertà. Libertà. Liberi di scegliere, liberi. Libertà. Libertà. Liberi di scegliere, libertà. Liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi. Liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi. Libertà. Liberi di scegliere, liberi, 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 liberi. Libertà. Liberi di scegliere. Liberi di scegliere. Liberi di scegliere. Liberi, liberi, libertà. E scusate se è poco. Allora mi viene spontanea, poi devo far vedere il filmato che mi ha realizzato il mio amico Corrado, che è veramente molto fatto bene, e ti ringrazio molto. Però prima nasce spontanea la domanda da fare al dottor Montanari. Ma allora, scusa, lui ha parlato di libertà e ovviamente verità, quindi ci sono state negate queste due diciamo sostantivi? Sì, intanto dobbiamo permettere una cosa, che libertà, cioè uomo libero, l'aggettivo libero non dovrebbe nemmeno essere accostato a uomo, perché se non è libero non è nemmeno un uomo, è semplicemente un primate senza coda, una scimmia come noi siamo, senza coda, cioè un primate superiore. Quindi attenzione al nuovo, visto che sia una scimmia, attenzione. Poi ne parliamo, poi ne parliamo. È che
Io lo so che tu con le scimmie hai delle carnalità che non dovresti avere, e poi ti rischi. Puoi fare una domanda da curioso io. No, dopo. Okay. Certo che ci sono state negate queste verità, ma ci sono state negate per motivi su cui è meglio che non entriamo, perché altrimenti abbiamo qualcuno che ci aspetta fuori, però il fatto stesso di impedire lo svolgimento di uno di quelli di uno dei pochi pilastri della scienza, che è il confronto, già di per sé significa che ci hanno mentito. Il divieto, per esempio, di analizzare i cosiddetti vaccini. Ma che senso ha vietarmi di analizzare i vaccini? Certo che ha senso, perché se io vado a vedere quello che c'è dentro, scopro che ci sono dentro delle sostanze illecite, che le leggi hanno stabilito essere illecite, quindi non le devo andare a vedere. Poi il fatto di non poter dibattere, non poter analizzare, non poter criticare, la critica è un fondamento della scienza, ci ha portato a una situazione che è quella di oggi, una certo. situazione in cui l'uomo non è più libero, quindi non è più uomo. No, infatti la domanda da cittadino semplice è, siccome hanno, è come se si fossero inventati la scienza del racconto e avessero declassato, svalutato il racconto della scienza, no? In questo anno, un anno e mezzo di restrizioni, dove sono entrati proprio a gamba tesa con i decreti legge, per cui un lavoratore si è sentito violentato dagli articoli 6.10, 6.12 e 6.29 del codice penale, che sono violenza, ricatto, estorsione, minaccia. Io sento queste cose nelle manifestazioni, sento tanti medici sospesi, tanti relatori, tanti opinionisti, tanti filosofi, insomma sento delle persone che alle manifestazioni mi arrivano molto credibili. E la domanda è sul vaiolo delle scimmie, lo so che va bene. Io ho letto che il vaccino AstraZeneca e Johnson hanno dentro adenovirus di scimpanzé. Se non ti sei fatto una scimmia, è possibile che uno che si è fatto questi due vaccini possa essere un portatore? Chiedo. Aspetta, scusa. Stefano, aggiunge Maria da Sassari, vorrei chiedere se il vaiolo delle scimmie potrebbe essere una reazione avversa ai vaccini anti-Covid, vista la presenza di linee cellulari o simili nel siero di origine scimmiesca. Non so se è vero, però chiedo. Non lo sappiamo. Noi non lo sappiamo perché non ce lo lasciano sapere, perché qualunque intrusione nel preparato è reato. Quindi io non posso andare a vedere che cosa c'è dentro. No, però aspetta, questo si trasmette per via sessuale, quindi se non ti sei fatto una scimmia, deve essere per forza... Cioè... Beh, insomma, chi non si è fatto una scimmia? Dai, diciamoci la verità. Vabbè, dai, andiamo oltre. È una domanda seria. Sì. No, ma però... ha ragione lui, ha ragione. Però, allora, il vaiolo delle scimmie è una patologia che noi conosciamo da almeno 60 anni. Minimo sono 60 anni che la conosciamo. La possibilità di passare all'uomo è rarissima, però c'è. Per esempio, la maniera più normale di passaggio da un essere all'altro è attraverso le goccioline di saliva e di vapor d'acqua che ognuno di noi produce, emette quando parla, però bisogna stare molto vicini. Allora, è chiaro che se uno non discorre a lungo con un orango, un cercopiteco, una bertuccia e sta a una certa distanza, le possibilità sono molto scarse. Poi ci sono le congiunzioni carnali che nessuno confessa, però pare che, forse dovremmo chiedere a Speranza, pare che molti pratichino. E allora a questo punto siamo veramente a rischio. Allora, io ho detto io non lo faccio. No, bene. Queste cose le ha dette anche Scarsetti, le ha dette anche Scarsoni in televisione, capito? Qui, cioè, vabbè, non è che le ha dette solo lui. A noi sembra quasi, come giustamente ha detto il nostro Corrado, che c'è tutto il mondo, tutta la nostra società è sotto sopra.
E lui ha composto proprio un servizio che vi propongo prima di andare in pausa. Ah, c'è già la pausa adesso? Ma allora lo attacchiamo. Attacchiamo subito dopo la pausa pubblicitaria. Quando tutto è sottosopra, di Corrado Ruini. Realtà e percezione. Guardate che è molto sottile. State attenti a casa, perché stiamo discutendo di cose molto, ma molto serie. Pausa. Realtà e percezione, quando tutto è sottosopra. Matteo Rovatti, un cantautore emiliano, esattamente 2 anni fa fece uscire questo singolo dal titolo Sottosopra. Non esiste una direzione, è tutto sottosopra. Non puoi chiedere un'emozione, è tutto sottosopra. Ah, questo è un mondo senza regole, tutto sottosopra. È stato chiaramente profetico. Infatti, eravamo soltanto all'inizio di quei 2 anni di era pandemica in cui la paura, l'inganno, la menzogna, le classificazioni totalizzanti, le generalizzazioni e ogni altro ambito di pensiero logico è stato completamente ribaltato, messo sotto sopra. Di conseguenza la realtà è divenuta qualcosa di completamente diverso e ciò che viene percepito non ha quasi più nessun punto di contatto con la realtà. Quando tutto è sotto sopra, quando la verità non esiste più, quando la virtù viene confusa con il vizio, quando la verità è soppiantata dalla menzogna, quando tutto ciò che ha ordinato e regolato in maniera equa, civile, logica e razionale viene completamente stravolta e si accettano come normali comportamenti che mai avrebbero potuto esserlo, allora vuol dire che non siamo assolutamente in presenza di eventi casuali, ma è ovvio e chiaro più che mai che una regia uniforme dall'alto abbia creato ad arte questi processi. Per questo oggi è più importante che mai riuscire a rimanere lucidi nel vedere la realtà per quella che è, ma anche certi e consapevoli che l'uomo ha enorme possibilità quando decide di prendere in mano il suo destino. Io farei un applauso perché, guarda, grazie, grazie, perché qui c'è veramente il contenuto che tutti, no, pensiamo e che vogliamo, almeno noi che siamo fautori di questa trasmissione. Aggiungo e poi do la parola al professore Francesco Lamendola. Dice: sono Paola della provincia di Padova. Vorrei che qualcuno mi spiegasse per quale motivo vogliono ridurre le popolazioni disabili. Se lo scopo è quello invece di ridurre i numeri di abitanti sulla Terra, perché renderci dei disabili? È forse un errore di valutazione? Faccio presente che non mi sono vaccinata, ho preso il Covid e tutto bene. Spero cambi qualche cosa, che qualcuno fermi questa follia. Non ne posso più. Grazie, un grande abbraccio a tutti voi, che Dio vi benedica. E questa benedizione, signora, ce la prendiamo tutta, eh? Grazie. Prego, professore. Sì, in questo breve filmato, nell'arco di 2-3 minuti, l'amico Corrado Ruini è riuscito a sintetizzare benissimo il nodo della questione. Viviamo in un mondo sottosopra, cioè un mondo in cui il male diventa bene, il bene diventa male, il vero diventa falso, il falso diventa vero, il brutto diventa bello, il bello diventa brutto. Abbiamo descritto l'inferno, questo è l'inferno, è un mondo demoniaco. E come accennava il servizio, è evidente che una cosa del genere, così innaturale, così contraria all'istinto umano che porta verso il bene, il bello e la vita, è frutto di un disegno. C'è un disegno diabolico che da molto tempo, non da 2 anni, da moltissimo tempo lavora a questo.
tornerei al discorso della libertà, che si aggancia. È verissimo quello che diceva l'amico Stefano Montanari, che un uomo senza, separato dal concetto di libertà non è più un uomo. E tuttavia dobbiamo prendere atto di quello che è successo, e cioè che moltissime persone hanno mostrato, coi fatti, di non volersi prendere la responsabilità di essere liberi. Hanno preferito delegare la loro libertà, no? Sentita come un fardello troppo pesante, a qualcun altro. Lasciamo fare a loro che sanno. Loro chi? I tecnici, gli esperti, tutti quelli che ci hanno, i televirologi, tutti quelli che ci hanno riempito la testa con questo castello di menzogne. Dobbiamo ripartire da qui. È stato danneggiato, è stato leso, non da 2 anni, ripeto, ma da decenni, un organo vitale dell'anima umana, della mente umana, e cioè l'istinto della libertà, per ridurci a un gregge di pecore sottomesse, pronte per farsi condurre al macello. Dobbiamo ripartire da qui. Perfetto. Aiutami a condurre. Fai qualche domanda a qualche ospite. Volevo fare una domanda alla Antonietta, perché ho avuto piacere di parlare con lei prima della trasmissione. Sai che si disquisisce di cose, eccetera, eccetera. E allora, siccome insisto su questa cosa che hanno creato la scienza del racconto, ma hanno declassato e squalificato e svalutato il racconto della scienza, quasi come se ci fossero così tanti interessi intorno a tutte queste cose qua, che sembra quasi che la scienza sia andata non in secondo piano, ma in terzo piano. Io chiedo ad Antonietta, da ricercatrice e impegnata soprattutto, dove vogliono arrivare? Vogliono arrivare ad annullare la scienza. Ormai non c'è più la scienza. Forse vi siete accorti che tutto quello che era vero fino, diciamo, a 10 anni fa, adesso non è più vero. Prendiamo il principio di causa-effetto. Una volta, se uno cadeva dal seggiolone e batteva la testa, diceva ho battuto la testa perché sono caduto dal seggiolone. Adesso invece questa conseguenzialità temporale sembra che non sia più vera. Quando io lavoravo in Commissione europea, si entrava e subito compariva una scritta che diceva che se avevi un conflitto di interessi dovevi dichiararlo subito. Credo che quella scritta ormai sia stata cancellata, non ci sia più, ma non c'era un testo in cui non si faceva riferimento al principio di precauzione. Se tu non lo mettevi, il tuo progetto non andava bene, sicuro come pochi. Cioè, lei, Antonietta, era in Commissione europea? Sì, ho fatto parte di alcune Commissioni europee, di alcuni studi in Commissione europea. E adesso tutto questo non è più vero, quindi la scienza, i risultati della scienza, questi vengono in qualche maniera falsati, ma manipolati. Il principio di precauzione non c'è più, causa-effetto non c'è più. Quindi è chiaro che tutti i 2000 anni precedenti, va bene, e i libri che sono stati scritti su quelle cose, sembra che non esistono più, che si debbano secondo me tra un po' bruciano tutti quei libri, perché si parlava leggi, anche della fisica, che non sono mai stati confutati. Vengono confutati bruciando i libri. Guardando alcuni libri per i ragazzini, vedo che anche lì ci sono alcune narrazioni che sono personalizzate, che sono ovviamente contraria a quello che uno vede. Quindi non solo non c'è più la scienza, ma vogliono anche che noi siamo ciechi. Quindi effettivamente mi trovo un po' a disagio ultimamente, ve lo dico francamente, perché le mie osservazioni reali con un microscopio elettronico a scansione, quello sul quale lavoro io, sembra che non vadano più bene. Cioè non devo più neanche credere ai miei occhi, quindi sotto sopra è poco. Perché si vuole che l'individuo non veda, non senta, non parli soprattutto, ovviamente. Quindi altro che sottosopra, cioè io ci vedo qualcosa, un inscatolamento in una bara, che non è una bara, è troppo, però un inscatolamento della mente. Questo effettivamente mi mette a disagio, perché è come se tradissi tutta la scienza, la ricerca che ho fatto fino adesso. Bene.
È un po' allarmante, sì. Bene, 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 bene. Insomma, dico bene per non dire accidenti. Ci avrei una domanda per Stefano e poi dopo ti lascio la parola perché si collega. Falla, dai. Io non sto recitando una parte perché mi è stato chiesto mesi fa di entrare nella campagna governativa per la quale io avrei dovuto avallare tutto. Io ho pensato che il valore non ha prezzo, ho scelto la libertà, ho detto meglio un po' più povero, però libero. La domanda è però, perché questa cosa qua del vaccino, cosiddetto vaccino, come lo chiamano, ha spaccato anche i nuclei familiari, ha fatto litigare intere amicizie, interi rapporti che duravano da anni, cioè ti guardi male, non sai perché. Volevo chiedere, ma che vaccino è un vaccino multidose? Cioè un vaccino si fa una volta e poi il richiamo magari lo puoi fare fra 5 anni, cioè almeno per quanto ne sappia io da ignorante, ma sta roba della quarta, della quinta, della sesta, come fa la gente a fidarsi poi così tanto? Premesso il fatto che non siamo di fronte a un vaccino, quindi stiamo parlando di altro, quindi insomma, è fondamentale questo, è un altro prodotto, non è un vaccino. Lo chiamano vaccino perché fa molto comodo per certi motivi legati a leggi truffaldine, perché così è. L'ho sentito dire anche da Peter Doshi, che è un editore associato sì, del British Medical Journal. Ha avuto qualche guaio anche lui. Che cosa... la storia del vaccino da ripetere è chiaramente la dimostrazione del fallimento del prodotto. Non c'è una dimostrazione più lampante. Perché? Perché quando ci si prende una malattia infettiva, normalmente si acquisisce immunità. Cioè tu ti prendi il morbillo, quando hai 9 anni non te lo prenderai più. Idem per la varicella, gli orecchioni, cioè la parotite, tutte queste, la rosolia, eccetera. I vaccini non riescono a fare quello che fa la natura. Cioè il vaccino è un tentativo brillante da un certo punto di vista, ma fallito, e sappiamo essere fallito da secoli, almeno un paio di secoli. Noi abbiamo cercato di far credere all'organismo di avere acquisito la malattia. Quindi gli abbiamo detto, guarda che ti ho messo dentro il nemico e tu produci gli anticorpi, cioè l'esercito eterno per combattere questo nemico, esattamente come fa la natura. Poi lo stesso inventore del vaccino, poi qui ci sarebbe da parlare per ore, ma insomma... Lo stesso inventore del vaccino, parliamo della fine del Settecento, del XVIII secolo, si accorge subito che ha fallito. Se ne accorge subito. Perché? Perché non riesce a fare acquisire questa immunità. E allora fa quello che dicevi tu. Un'altra dose. Cioè io ho cercato di imbrogliarti una volta, non ce l'ho fatta, lo rifaccio, lo trifaccio e lo quadrifaccio. E non ci riesco. Bene. Quindi... chi si è fatto la seconda dose ha già dimostrato il fallimento. Sì. Chi poi ha fatto la quarta... Attenzione però, ecco, voglio chiarire questo, perché poi non vengono, sai, accuse, denunce all'ordine. Dico soltanto che questo che stiamo facendo noi questa sera non è una trasmissione contro il vaccino, ma è di critica. Domande, perché... le perplessità sono tante e noi abbiamo dei dubbi, ci chiediamo e poniamo dei perché agli illustri presenti scienziati. Lo so, dottor, ma io devo salvaguardare la mia immagine, la mia professione. Tu ti stai parando qualche cosa. No, hai ragione. Però l'articolo 21 della Costituzione mi permette di dire queste cose. L'articolo 33... recita che la scienza è libera e libero ne è il suo insegnamento, anche l'arte, sempre articolo 33. Quindi chiunque volesse in qualche modo sanzionare quello che ho detto andrebbe contro la legge,
quindi lui dovrebbe essere sanzionato. No, però siccome negli ultimi due anni la legge contro la legge stessa ci va sempre. Non so, esatto. Comunque noi cerchiamo sempre di parare, di salvaguardare, diciamo che è una trasmissione di perplessità, di dubbi, di critiche, di andare alla ricerca del perché, alla ricerca della verità. Tanto che mi dice Eleonora, che ringrazio, una nostra telespettatrice, dice: io ho capito quasi subito che lei lo chiama Siero, era una ciofeca. E l'ho capito quando all'inizio censuravano Montanari, Bolgan, Montagnere, eccetera, eccetera. Mi sono chiesta, perché censurano una persona che dà una sua opinione? Qui c'è qualcosa che non va, ma mi rendo conto che porsi dubbi non è certamente per la massa, dice Eleonora. Tanto da valorare quello che abbiamo anticipato, che ho anticipato adesso. Sì, a me è arrivato un messaggio di un ragazzo, ha detto: io sono una biologa e invece sono convinta della scelta che ho fatto. Quindi liberi di scegliere in totale linea con la Costituzione. Infatti, ma io faccio di più, signori, perché vado in cerca del perché. I miei dubbi ce li ho sempre espressi. Quindi non è un parlare, un dire. Lo dica coloro i quali dicono: la trasmissione che fa Vito Monaco è diseducativa. Ma che cacchio dite? Ma chi ve l'ha detto? Perché noi cerchiamo e stiamo proprio alla ricerca della verità, caro amico mio Corrado, cara Antonietta, andiamo alla ricerca. E proprio per questo vi faccio ascoltare, in sintesi, perché è stato bravo il mio regista Giuliano Tristo, che mi dà una mano enorme per fare questa trasmissione, e andate a riassumere quello che ha detto il professor Giovanni Fraiese il 24 scorso 2022. Lapidato. Ma non me ne invento io. Lapidato pure lui. Ascoltate, ma perché devono lapidarlo se uno dice la sua opinione? Anche lui va in cerca del perché, come tutti noi qua. Ma non è un andare controcorrente, potrebbe anche essere. Però non siamo sottomessi al pensiero unico, questo è il concetto. Quindi siamo liberi di scegliere. Prego. Questo che vedete qui è uno studio fatto, pubblicato sull'Lancet, sull'intera popolazione svedese. Ci fa vedere l'efficacia della protezione del vaccino nel tempo, perché un vaccino che viene studiato per 60 giorni e poi reso obbligatorio è stata una cosa che di scientifico non ha nulla. Ancora mi vengono i brividi, oppure le risate, a seconda del momento, a sentire le persone che dicono: io ho fede o credo nella scienza. La scienza di 60 giorni che poi mi obbliga a entrare in una sperimentazione, perfetto. Quello che vedete nel grafico è l'andamento quindi della protezione offerta da due dosi di vaccino. A sei mesi praticamente la protezione è zero, tra il settimo, l'ottavo e il nono mese la protezione diventa negativa. Che cosa significa? Questo è un dato che non si è mai verificato prima nella storia di qualunque vaccino che noi abbiamo conosciuto prima di questi sieri genici sperimentali a mRNA. Che cosa significa che diventa negativa? Significa che le persone vaccinate si ammalano e si infettano più di quelle che non sono vaccinate, ovvero sia ottengono l'effetto diametralmente opposto a quello inteso. Già solo questo basterebbe per mandare all'aria tutta la storia che è stata portata avanti e francamente anche da arrabbiarsi per tutto ciò che è successo. Ma c'è di peggio, perché che cosa significa che si infettano più le persone vaccinate di quelle non vaccinate? Significa che c'è stata un'alterazione del sistema immunitario. Il sistema immunitario è quel sistema, il nostro diciamo esercito naturale, che ci consente di difenderci dalle malattie in generale, virus, batteri, tumori e tutto quello che normalmente può aggredire il nostro organismo. Una perdita di efficacia nel nostro sistema immunitario si riflette in un aumento dell'esposizione e dell'avanzamento di un centinaio di patologie, in realtà qualunque patologia. Ragion per cui questo dato andrebbe semplicemente guardato con estrema attenzione anche per capire se sia stato fatto un danno a carico delle persone che si sono vaccinate, dal quale si spera che sia temporaneo. Questa è un'altra pubblicazione su New England Journal of Medicine fatta in Qatar. Se vedete nella parte in basso, dopo 7 mesi c'è un meno 83%, lo ripeto così magari uno lo capisce, cioè significa praticamente le persone vaccinate si ammalano quasi il doppio delle persone non vaccinate. E a questo punto chi è che può dire qualcosa? La professoressa Antonietta Gatti, su quanto ha detto il professore. Beh, aspetta a te Antonietta. Ovviamente
bisogna che io faccia notare due cose. Primo, che gli studi sono stati fatti in Svezia, dove non è stato fatto lockdown, dove non si sono vaccinate le persone per libera scelta. Non è stato fatto questo studio in Italia, e già questo è significativo. Questo studio è stato pubblicato e anche questo è molto significativo, perché in questo momento stiamo vedendo che ci sono delle censure, nel senso che tu pubblichi uno studio che dà dei certi risultati, i referi dicono che vanno bene, viene pubblicato, poi c'è qualcheduno, qualche organizzazione che non trova belli questi dati, non piacciono, e quindi chiede all'editore di far ritirare il lavoro. Questa è una cosa che non si era mai vista. Sta succedendo adesso, anche personalmente, ne ho avuto conferma, e questo non va bene. Cioè la scienza, quella oggettiva, che dà origine a dei dati eclatanti, come ha mostrato il professor Fraiese, questi non piacciono. Quindi io tra un po' credo che anche l'Ancet chiederà ai ricercatori di ritirare quel lavoro, perché è vero quel lavoro, però non piace, non bisogna pubblicare queste cose. Quindi il concetto del pensiero unico di qualcheduno, va bene, che deve essere portato avanti sempre al di là della scienza, in maniera contraria ai dati scientifici, lo stiamo vedendo tutti i santi giorni. Rimane il fatto che quel dato di negatività sul sistema immunitario, quello è veramente incredibile. Quindi anche l'amica biologa che ha scritto dovrebbe almeno leggere questo articolo, perché è un articolo scientifico, e fare, scusate, qualche studio di nanotecnologia, di nanotossicologia, perché nessuno fa notare che questi nuovi prodotti, questi sieri, sono a base nanotecnologica, e questo comporta tutta una serie di narrativa che non viene affatto fatta. Ecco, no, Vito, perché in questo caso, in una trasmissione qualunque, chiunque sarebbe intervenuto dicendo: ma stia zitta, ma sì, che sì, cavolo sì, sta dicendo, ma chi ce l'ha mannata questa? Il problema è questo, che ti ritrovi sempre 5 contro 1, ed è per questo che io non vado. Ed è per questo, tra l'altro, quando ti invitano dico: ma fare cosa? Per essere massacrato? Scusate, io posso parlare, e quindi non mi possono confutare, perché nel 2006... io sono stata una delle prime che ha coordinato un progetto di nanotossicologia a livello europeo. Quindi se qualcuno mi vuole confutare, deve dimostrarmi che ha fatto la stessa cosa già nel 2006. Ma, ascolta Antonietta, ma è vero che vogliono qua, io credo poco a questo però, Sonia, dice vogliono piantarci nel cervello un microchip per manipolare le nostre emozioni e pensieri, o per mappare le emozioni e pensieri che attualmente sono troppo complessi da riprodurre in modo artificiale per poi poter creare una intelligenza sintetica. Beh, questo mi pare che sia una cosa è un già po'... stato fatto. Come è già stato fatto? È già stato fatto. Abbiamo un signore, mi pare svedese, che l'ha avuto, poi gli è stato espiantato. E le nanotecnologie danno la possibilità di fare questo. Quindi siamo in un mondo veramente di alta tecnologia, cioè chi gestisce tutta questa narrazione ha in mano strumentazione di altissimo livello, competenze nanotecnologiche di altissimo livello, e quindi tutte queste cose possono essere fatte. Questo è il punto fondamentale. Quindi non è una narrazione futuristica, è già realtà, si può fare. E quindi c'è qualcuno che crede che si debba fare. Ora, avendo io studiato nel tempo biomateriali, le protesi artificiali, questo era un sogno, parliamo degli anni 2000, era un sogno che noi bioingegneri coltivavamo, perché tu pensa, noi abbiamo
una persona che ha avuto un incidente stradale e quindi ha avuto l'interruzione del midollo osseo, dell'innervazione, quindi è rimasta tetraplegica o paraplegica, cielo, hai la possibilità con le nanotecnologie di andare a riparare quel punto, è chiaro che puoi dare di nuovo la vita a certe persone. Quindi io sono la prima che sono per le nanotecnologie, ma a fin di bene, per aiutare le persone. Certo. E loro diranno, loro diranno, ma noi lo faremo a fin di bene. Appunto. Bene di chi? Loro, non dottor Ruini. Dottor Ruini, la cosa che preoccupa anche noi genitori, noi nonni, e quando, poi me lo ha ricordato che ho un telespettatore, una telespettatrice, non lo so, perché non si specifica, e questo non è che mi piaccia tanto, però mi ha ricordato l'idea che passava dinanzi a una scolaresca e ha visto bambini di scuole elementari tutti in fila per due, con recce di uno, tutte con la mascherina. Abbiamo visto la vittoria della Roma, tutti senza mascherina. Abbiamo visto i concerti di Vasco Rossi, tutti senza mascherina. Ma che cavolo vogliono da questi bambini? Cos'è questo sistema? Domanda, attenzione, è una domanda, capite? È una domanda che pongo al dottor Ruini. Posso farle queste domande? O dobbiamo subire passivamente tutto quello che fanno questi signori? Prego. È una domanda che trova un'unica risposta, se non quella del fatto che la volontà di questo governo sia qualcosa di sadico, di cattivo, nei confronti specialmente dei bambini e dei ragazzi, tenendo conto anche della situazione circostante, cioè sono tutti vaccinati, gli insegnanti sono tutti vaccinati, i bambini per larga parte sono vaccinati, ci sono 30 gradi e lo stesso continuano con questo strumento che è veramente letale per la salute psicofisica dei bambini, perché li annienta sotto tutti i punti di vista, e quindi è veramente una cattiveria inutile, mi verrebbe da dire. Esatto. E vorrei chiederlo anche al professore, filosofo, se vedere sti alunni, vedere soprattutto al di là degli alunni che potrebbero anche liberare. Io mi ricordo ai miei tempi, quando insegnavo io, che facevano assemblee per puttanate, che non c'entravano niente con la vita. E qui sono diventati tutti rincoglioniti, questi alunni, che non si ribellano a nulla. Ora io dico, cosa le dice il professore? Abbiamo anche di visto questo sistema, di questo modo di essere. Abbiamo anche visto il presidente Draghi o il presidente Zaia, durante una visita a una scolaresca, i bambini tutti con la mascherina e loro senza. Allora, se davvero è uno strumento di prevenzione igienico-sanitaria così fondamentale, come mai? Io tornerei al discorso del pensiero unico, se mi permetti, velocemente. Sì, tra l'altro, scusa, ti aggiungo una cosa, che un bambino ha chiesto, quando proprio a Draghi, quando è che toglieremo la mascherina, visto che lei non ce l'ha? E lui ha detto presto, presto, alla fine di giugno, 15 giugno non apporterete più. Bravo a la scuola. Appunto, perché finisce la scuola, e quindi scusa, torniamo al pensiero unico, che devo andare in pausa. Il pensiero unico è un ossimoro, è una contraddizione in termini. Il pensiero non può essere unico, perché se è unico non è pensiero. Spiega, con qualche ignorante non pensare, sa cosa vuol dire un ossimoro, per favore. Vuol dire contraddizione in termini, d'accordo? Ecco. Cioè, accostiamo due concetti che non possono assolutamente stare insieme. Se è pensiero non può essere unico, perché pensare vuol dire pensare liberamente. Quindi torniamo al discorso di prima. Le persone libere pensano, punto, a capo. Pensando osservano la realtà e la vedono per quella che è. Quindi sono agganciate alla realtà. Una mela è una mela, diceva San Tommaso d'Aquino, il più grande filosofo del Medioevo, uno dei più grandi in assoluto. Quindi una persona libera e pensante percepisce la realtà, torniamo al tema iniziale, per quello che essa effettivamente è. Evidentemente, il potere malefico che ha architettato tutto questo colpo di Stato mondiale non vuole che noi pensiamo, vuole che noi viviamo nella caverna di Platone, cioè schiavi, sottomessi e convinti che quella buia e fetida caverna è il mondo normale e reale, nel quale è cosa giusta e buona vivere obbedienti e sottomessi.
Quindi noi dobbiamo ripartire da qui, dobbiamo risvegliare il gusto e l'amore per la verità, per il pensare, per la percezione ci oggettiva vuole. E realistica della realtà. Guardate che tutta la cultura moderna, concludo, per esempio la filosofia moderna ci ha riempito gli orecchi con la filastrocca della libertà, ma se ci fate caso sono secoli che le libertà, specialmente in questi ultimi decenni, di cui menano vanto i nostri maestri di pensiero, sono tutte libertà negative. Per esempio sono libertà contro la vita, voi mi capite, contro la vita nascente o contro la vita sofferente. Ma l'essenza della modernità è la negazione della vera libertà nelle cose importanti. Si comincia col campione della libertà, che è Martin Lutero, il quale nega il libero arbitrio, scrive il De Servo Arbitrio, e si arriva ai nostri giorni a un certo Umberto Galimberti che ci spiega che la libertà non esiste. Vedete la parabola della modernità? Ci hanno preso in giro per 3 o 4 secoli. Lo volete capire? Cioè, da una parte proibito proibire, 68esca memoria, e dall'altro ci stavano togliendo la vera libertà sulle cose essenziali, perfino quella di respirare, o di permettere ai nostri bambini di 6 anni di respirare. Grande. In una scuola. Una gigantesca presa in giro. Vuoi fare una battuta che devo andare in pausa pubblicitaria? A parte il pensiero unico, c'è anche il siero unico. Oggi una scolaresca, 7 anni, bambini, ho chiesto alle maestre, mi sono fermato: ma perché li tenete la mascherina che stanno passeggiando? Cioè i bambini non li indottrini così, i bambini si ribelleranno ai genitori e ai professori. Speriamo, speriamo. Pausa. Buongiorno a tutti, sono Silvana De Mari e sono un medico sospeso, quindi non posso lavorare. Ma come tutti i medici sospesi, in quanto non inoculati, posso essere sostituita da un medico ucraino non inoculato. Bene, la guerra è una cosa orribile, è una cosa atroce. E comunque vorrei manifestare tutta la mia assoluta disistima, completa, a tutti i medici ucraini che in questo momento stanno lavorando in Italia. Se qui cominciassero a bombardare, io resterei nel mio paese a suturare i feriti. Non si va via da una nazione in guerra. Resti nel tuo paese ad aiutare nel momento in cui il tuo paese ha più bisogno. C'è una sola eccezione a questa regola: se questi medici o questi infermieri sono di sesso femminile con dei bambini. Ma allora te ne stai a casa tua con i tuoi bambini, perché i tuoi bambini hanno visto la guerra, si sono dovuti spostare di una nazione, hanno bisogno di mamma vicino. Quindi a tutti i medici ucraini che in questo momento hanno le loro terghe in Italia, prendetevele e ritornate in Ucraina, e soprattutto portateli dietro anche qualche medico italiano, per esempio il dottor Burioni, il dottor Bassetti. Io trovo assolutamente indecente che non siano ancora partiti. Quando io avevo 34 anni sono andata in Etiopia, c'era una guerra, c'era l'Armata Rossa in Etiopia. La dottoressa Barbara Ballanzoni nel 2012 è andata nel Kosovo, nel 2013 è andata in Afghanistan. Burioni e Bassetti, che devono salvare l'umanità tutti i giorni, Crisanti, ci sono le zanzare, ci sono anche in Ucraina. Non siete ancora partiti. Siete stati lì in televisione con le vostre facce da beccamorto. Quindi la verità è una sola. E noi abbiamo permesso che la verità fosse annientata. Una volta che il cervello umano è stato abituato a negare la verità, perché qualcuno che in quel momento è l'esperto gli dice che le sue percezioni sono false, noi abbiamo allenato il nostro cervello a subire qualsiasi menzogna. Ti puoi scrivere anche tu. Ok, siamo in diretta. Grazie, grazie. Ti puoi scrivere. Forte la De Mari. Forte, forte. No, era una domanda. Hai sentito la De Mari? La tocca piano. Sì, sì, ci siamo sentiti anche ieri per telefono con lei. Quindi. Cioè, proprio. Sì, però faccio finta di non conoscerla, altrimenti finiamo in galera insieme. Sì, sì, sarebbe molto sgradevole finire in galera con lei. Quindi, no. Beh, altro che discorso della De Mari. No, no, ma sto scherzando, ovviamente. Sto scherzando. No, fra l'altro ieri mi ha regalato l'ultimo suo romanzo, perché è anche romanziere. Sì, sì, questo l'ho detto io in altre circostanze, ed è brava anche. Sì, sì, mi ha regalato questo romanzo, anzi me l'ha portato Corrado,
con dedica. Un romanzo storico veramente di grandissimo livello. Ora Pro Nobis, ambientato nella battaglia di Vienna, è veramente molto molto bello. Ora Pro Nobis. Ora Pro Nobis. Peccatoribus. Vabbè, allora, notizie shock. La leggo perché mi è stata mandata. Dati ufficiali, GB, 70.000 decessi entro 28, dalla 28 giorni evidentemente, dalla vaccinazione Covid-19 e ben 170.000 morti entro 60 giorni dal siero. Mortalità vaccinati superiore al 220,4% rispetto ai non vaccinati. Qualcuno dice questo e si pone la domanda: secondo voi, io la domanda tengo qua, posso anche darvela, l'ho ripresa, non è mio, perché dice questo signore, è genocidio programmato? Punto di domanda, non sto accusando nessuno. Ma che dati sono questi? E che ne so io? No, uno che è a casa e poi dice che sarò fra quelli. Sono quelli ufficiali britannici. Dillo! E sono quelli ufficiali britannici, sono quelli ufficiali, perché la cosa buffa è questa. Ma 70.000 morti dopo un mese? Della Gran Bretagna questi uomini? Sì, perché la cosa buffa è questa, che loro te lo dicono, cioè non è che ti fanno, che ti assalgono a tradimento, ti dicono, guarda, io faccio qualche cosa su di te per ucciderti. Ma questo sono almeno un paio d'anni che viene detto, per esempio, da Bill Gates. Bill Gates lo dice con molta chiarezza. Guardate che Bill Gates è di un'onestà cristallina, perché dice: io voglio sfoltire la popolazione. Sfoltire la popolazione cosa vuol dire? Vuol dire ammazzare un po' di gente. Allora la domanda che uno attenzione, si potrebbe fare non è: perché non oltre... cominci tu? Perché non cominci tu a dare il buon esempio e a sfoltirti? Ma dove l'ha detto? Ma non lo no, fa. Ragazzi, dove l'ha detto? Ma non, l'ha detto, non mettiamoci... L'ha detto pubblicamente... Lo so, però l'ha cerchiamo detto, di non metterci detto, in una situazione no, di essere... Vito, l'ha detto in ambito pubblico, mi pare addirittura o alle Nazioni Unite o l'FDA o cose... Cioè, l'ha detto pubblicamente... Forse parli del discorso del World Economics? Forse l'ha detto... No, ma non disse proprio quello. Comunque questa no, è una notizia no. Che ho letto... Ha detto chiaramente che il mondo va sfoltito. E se ne parlava proprio con Corrado, che è una cosa della Silvana De Mari. Lei faceva notare come da molti anni ci stiano preparando a questo sfoltimento, che in realtà è un suicidio. Un suicidio... che noi demandiamo, che noi, la cui responsabilità noi demandiamo a qualcun altro, che ci fa la punturina per il bene di tutti, eccetera. E lei faceva notare una cosa molto interessante, a cui io non avevo pensato, ed è strano che non ci avessi pensato io, però è stato così, ci aveva pensato lei. Molti anni fa, Walt Disney fa un... Fa un documentario in cui fa vedere i lemmings, che sono degli animaletti che vivono in Siberia, e ti raccontano, Walt Disney ti racconta, che quando la popolazione di lemmings è troppo folta, troppo elevata, questi lemmings si suicidano in massa buttandosi nel mare. Ora la cosa è terribilmente falsa, non è vero nulla. Però il bambino degli anni 50, 60, adesso non ricordo a quando risalga questo documentario, ma parliamo di 50, 60 anni fa, vengono su con l'idea del suicidio per il bene comune, che è un falso clamoroso. Quindi ci stanno preparando a questo suicidio di massa, noi consenzienti, perché tutti i suicidi sono consenzienti, ci stanno preparando da decenni. Siamo veramente alla follia. E noi continuiamo. Addirittura crediamo di fare il bene della società. Ma lo vedete come per esempio già da
da molti anni si sterilizzino certe popolazioni. Si sterilizzano le donne di certe popolazioni. Ora, a me va benissimo se una donna invece di avere 14 figli ne ha 12 o ne ha 6 o ne ha 2, io non ho niente da obiettare. Però tutto questo viene fatto senza il consenso della signora che si vede le tube legate. Va bene, caro. Comunque, attenzione, ritorno a dire, io non vorrei parlare contro il vaccino o del vaccino. Ciascuno di noi, ciascuno di voi si assume la responsabilità di quello che dice, perché io preferisco vedere se c'è, anche se qualcuno dice ti sei palesato, quel coglione che dice ti sei palesato, sei qua, hai paura, ti hanno minacciato. Ma c'è la gente a volte, caro Stefano, è di una ignoranza talmente viscerale che ci lascia molto perplessi. E comunque, lascio dire, io voglio fare una trasmissione di informazione. Per esempio, c'è la collega Carlotta degli Innocenti che qualche giorno fa si è chiesta, lo chiede al professore Lamendola, ci sono queste morti improvvise, c'è nulla da fare. Ma la morte improvvisa avviene tra i 20 e i 50 anni. E lei si chiede, e io pongo la domanda a voi che siete esperti, cosa sta succedendo secondo voi? Atleti, così come ha detto anche la professoressa Gatti, che sono caduti mentre correvano, mentre giocavano a calcio, mentre facevano atletica, mentre correvano in bicicletta, tutti l'ultimo quanti. Nel rugby, quelli che giocano a rugby, sì, per sì, dire. Andrea Murtas. Cosa sta succedendo, professore? Può dare una spiegazione oppure ovviamola no, questa domanda? No, la spiegazione tecnica la lascio a chi è esperto, io non lo sono, no? I medici in primo luogo, gli scienziati. Io, da un punto di vista filosofico, ma stando molto terra a terra, inviterei tutti a confrontarsi con la realtà, anche se essa è sgradevole, dissonanza cognitiva. Quando una realtà è tremendamente sgradevole si tende a rifiutarla. Noi vediamo tutti questi fatti di cui abbiamo parlato, anche in televisione. Vediamo il tennista, vediamo l'atleta di sollevamento pesi, vediamo il calciatore che stramazza improvvisamente. Blocchimi questo, e blocchimi. Sappiamo che ormai questi casi sono decine e decine. Per molti di questi la carriera è finita. Persone sane, piene di energia, costantemente monitorate, in una misura tale che non ha assolutamente riscontri con nessuna situazione passata. Molti di noi conoscono personalmente amici o purtroppo anche parenti congiunti che hanno fatto questa esperienza, no? Di un improvviso peggioramento della salute e addirittura della perdita di qualche persona cara. Quindi io dico, torniamo al discorso di prima dell'aggancio con la realtà. Volete fare 2 più 2, cari amici? So che è una realtà sgradevole, ma volete fare 2 più 2 o che cosa dobbiamo ancora aspettare? Stanno male o stanno morendo i nostri amici, i nostri figli, i nostri colleghi, i nostri vicini? E che ci sia una connessione con l'imposizione di questo siero è un evento quantomeno possibile, direi, no? E vediamo che non c'è un dibattito su questo. Pensiero unico, cioè non pensiero, cioè censura totale, cioè chi parla di queste cose viene immediatamente zittito, criminalizzato, eventualmente censurato, eventualmente anche denunciato e passa i suoi guai. Cari amici, volete fare 2 più 2? Se una mela è una mela, se noi vediamo una persona, un giovane di 20 anni, lo conosciamo, che stava bene, che faceva sport, non aveva nessun problema, morire improvvisamente di infarto, e se vediamo che casi di questo genere sono frequenti, vogliamo farci una domanda? Vogliamo chiederci cosa sta succedendo? Io non ho la risposta tecnica, ovviamente, non ho la risposta scientifica. Dico semplicemente, vogliamo prendere atto del fatto che sta succedendo qualche cosa? E vogliamo riflettere sulle implicazioni di questo che sta accadendo? Antonietta, perché devo far vedere un consiglio del dottore Montanari. In questo momento non riusciamo a dare delle risposte a queste morti improvvise, ma perché non facciamo delle autopsie. Ma le autopsie non possiamo più farle classiche, diciamo così.
qui abbiamo un prodotto nanotecnologico, quindi dobbiamo adeguare la metodologia, il protocollo di indagine su questo aspetto. Quindi non tutti i medici sono preparati per fare questo, però questo sarebbe possibile. E quindi un ministro della salute dovrebbe porsi delle domande e ovviamente far partire delle commissioni d'inchiesta, far partire degli studi, agevolare degli studi in questo senso, perché è ovvio che se questo non viene fatto, se non capiamo bene il perché questa gente muore all'improvviso, soprattutto giovani, è chiaro che siamo quasi complici di questa situazione. Quindi effettivamente l'invito che io pongo non solo ai medici ma ai biotecnologi, ad altri, di aiutare a capire il possibile meccanismo di azione che coinvolge questi giovani e li porta alla morte. Adesso tu volevi fare una domanda veloce, ma io ma la faccio sempre ad Antonietta, perché così si conclude il discorso. Perché non cercano il nesso di causalità? Allora, io posso raccontare quello che è successo a me personalmente, nel senso che stiamo parlando di marzo 2020. Siamo in piena pandemia, non si può uscire di casa e così via. Iniziano le prime morti per Covid a Bergamo e non si fanno autopsie, so che non si fanno. A questo punto è chiaro che uno pensa, ma forse il medico ha paura a farlo perché forse pensa che ci possa essere una compromissione della sua salute. Se uno è morto, il virus ovviamente, muore, no? Però sai, delle volte il dubbio può sussistere. Quindi io offro al primario di anatomopatologie dell'ospedale di Bergamo della mia strumentazione che usavo per la nanotossicologia e dico: guardi che c'è, in quel momento non si trovava niente sul mercato, quindi offro questa strumentazione. Il medico ovviamente dice sì, ok, facciamo, specialmente poi per l'aspetto neurologico, in cui devi andare a prendere il cervello, quindi devi segare, insomma, ci potrebbe essere qualche problema. Bene, comincio a telefonare alla polizia stradale, comincio a telefonare all'ospedale stesso, ai carabinieri. Come è finita? È finita che ho trovato due persone della Croce Rossa che il giorno di Pasquetta, quindi vedete la temporalità, sono venuti nel mio laboratorio e hanno preso la strumentazione. Quindi il mercoledì il medico ce l'aveva già lì e ovviamente io chiedo di collaborare a questi studi, perché sono nella posizione di capire qualcosa di più e di diverso da quello del medico. Cioè se c'è correlazione. Bene, su che c'è. Bene, non ricevo niente fino a ricevo i ringraziamenti del presidente dell'ospedale, della presidentessa dell'ospedale per la strumentazione. Avevo trovato anche dei soldi per fare queste ricerche. Primi di luglio mi arriva una lettera che si dice: dottoressa, le rendiamo tutto, soldi compresi. Capito. Perché non ci servono a fare l'autopsia. Zero. E ci prepariamo, ci siamo sempre proposti, no? Verificare, vedere chi è che comanda il mondo. No? Abbiamo chiesto anche a Povi, ma scusa, chi è che comanda il mondo? E lui cosa ha fatto? Ti ha fatto una canzone. Chi comanda il mondo? Sentiamolo, ascoltiamolo. Chi è che comanda il mondo? Povia! Fate la nanna, bambini, verranno tempi migliori. Fate la nanna, bambini, e disegnate colori. Chi comanda il mondo? C'è una dittatura, c'è una dittatura. Chi comanda il mondo? Non puoi immaginare quanto fa paura. Chi comanda il mondo? Oltre che il potere vuole il tuo dolore e dovrai soffrire. Sarai costretto ad obbedire. Chi comanda il mondo?
voglia di sapere, voglia di capire chi comanda il mondo. Sotto questo cielo che ci può sentire e che ha creato il mondo. Torre di Babele, Torre di Babele, che ha creato il mondo. Messo sulla croce in Israele. C'è una dittatura di illusionisti, finti economisti, equilibristi, terroristi, padroni del mondo peggio dei nazisti, che hanno forgiato altrettanti tristi arrivisti, staccano visto. Gli illusionisti che ci hanno illuso con le parole libertà e democrazia, fino a portarci all'abbadia, creando nella massa una massa grassa di armi, di divisione di massa. Media, oggetti, nomi, colori, simboli, la pensiamo uguale ma siamo divisi noi singoli. Dormiamo bene sotto le coperte, siamo servi di queste sorridenti merde. Fate la nanna, bambini, verranno tempi migliori. Fate la nanna, bambini, e disegnate i colori. Fate la nanna, che la mamma vi cullerà sui suoi seni. Fate la nanna, bambini, volati nei cieli. Ma un giorno un bambino di questi si sveglierà e l'uomo più forte del mondo diventerà, portando in alto l'amore. Chi comanda il mondo? C'è una dittatura, c'è una dittatura. Chi comanda il mondo? Non puoi immaginare quanto fa paura. Chi comanda il mondo? Torre di Babele, Torre di Babele, chi ha creato il mondo? Dice sempre che va tutto bene. La libertà e la lotta contro l'ingiustizia non sono né di destra né di sinistra. La musica può arrivare nell'essenziale, dove non arrivano le parole da sole. Gli illusionisti ci hanno incastrati, firmando i trattati da Maastricht a Lisbona. Siamo tutti indignati perché questi trattati annullano ogni costituzione. Qui bisogna dare un bel colpo di scopa e spazzare via ogni stato da questa Europa. Se ogni stato uscisse dall'euro davvero, magari ogni debito andrebbe a zero. Perché per tutti c'è un punto d'arrivo, nessuno lascerà questo mondo da vivo. Vogliamo una terra sana, sana, meglio una moneta sovrana che una moneta puttana. Fate la nanna, bambini, verranno tempi migliori. Fate la nanna, bambini, e disegnate colori. Fate la nanna, che la mamma vi cullerà sui suoi seni. Fate la nanna, bambini, volati nei cieli. Ma un giorno un bambino di questi si sveglierà e l'uomo più forte del mondo diventerà, portando in alto l'amore. Chi comanda il mondo? C'è una dittatura, c'è una dittatura. Chi comanda il mondo? Non puoi immaginare quanto fa paura. Chi comanda il mondo? Oltre che il potere vuole il tuo dolore, e dovrai soffrire e sarai costretto ad obbedire. Chi comanda il mondo? Voglia di sapere, voglia di capire. Chi comanda il mondo? Sotto questo cielo che ci può sentire e che ha creato il mondo. Torre di Babele, Torre di Babele, che ha creato il mondo, messo sulla croce in Israele. Fate la nanna, bambini, volati nei cieli. Bravo, 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 bravo. Facevo delle riflessioni. Questo è del 2015, questo brano, perché lo so. Già, ma questo ci marcia, ha messo le mascherine a tutti, invece l'ho pubblicato nel 2015. Sì, 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 sì. No, ho detto che vedi lontano, insomma. No, facevo delle riflessioni, lo dico a tutti, chi vuole mi risponda, no? Da mesi ormai ho la parola chiave morte improvvisa. Fate la prova, nella sezione notizie di Google, andate a vedere
si apre un lungo elenco quotidiano di persone venute a mancare improvvisamente, persone sane, giovani, lo ribadisco, tra i 20 e i 50 anni. E la cosa mi preoccupa moltissimo, uno scenario nel quale si contano anche atleti che, ho detto prima, lo ribadisco, non finirò mai di stancarmi di dirlo, si accosciano, colpiti da malore, per lo più miocarditi o arresti cardiaci. Che vuol dire che c'è un qualcosa che ha provocato tutto questo, no? Vero, dottor Montana? Sì, sì. È una domanda. Qualcuno dice, ma fa le domande. E sono qua per fare domande io, perché non sono un esperto, non sono un medico, non sono uno scienziato, non sono un tuttologo, sono uno che fa domande. Legge e fa delle domande. Chiaro? Prego. Io posso avere soltanto delle... Paura di chi? Io ho avuto 6 denunce, non una, 6, perché quel che dico fa male, lo dico pubblicamente, non una, 6 denunce ho avuto, 6, dall'ordine dei giornalisti, dall'Agicom, da tutti contro, perché? Perché non sono allineato, non farmi incazzare, intendevo, Giuseppe. Perché hai paura della per la salute, mica per... Dai, appunto, scusa, vai, dimmi. Morti improvvise, perché? Noi non dico che brancoliamo nel buio, ma non abbiamo molte possibilità di indagine, perché ci sono precluse. Mia moglie ha pubblicato un paio di articoli che hanno avuto, sono stati pubblicati senza nessun problema, salvo poi avere la richiesta di essere ritirati perché danno fastidio. Quindi lavorare su quell'argomento non è facile. Già però un paio d'anni fa, forse qualcosina di più, 2 anni e qualche mese fa, io dissi che quel farmaco chiamato vaccino provoca l'impilamento dei globuli rossi. Mi spiego. I globuli rossi sono dei dischetti, sembrano delle cellule ma non hanno il nucleo. Sono nel sangue, servono per trasportare l'ossigeno verso le cellule e una volta che hanno scaricato l'ossigeno si caricano di anidride carbonica, che è il rifiuto della cellula, e se lo portano via. Quindi il sangue arterioso porta l'ossigeno, lo scarica, si carica di anidride carbonica, diventa sangue venoso e se lo porta via. Che cosa succede? Succede che noi abbiamo un certo numero di cellule, nessuno le ha mai contate, ma tant'è vero che i conti sono abbastanza diversi fra loro, ma si parla tra i 40 miliardi di cellule e i 40.000 miliardi di cellule e i 100.000 miliardi di cellule. Ogni cellula riceve il globulo rosso con l'ossigeno sopra. Per riceverlo occorre che questo globulo rosso riesca a passare e passa attraverso dei tubicini che sono grandi appena appena più del globulo rosso. Se, come accade e come è stato ampiamente fotografato e rifotografato, questi prodotti fanno sì che questi globuli rossi si impilino uno sull'altro, è chiaro che non riescono più a passare. Quindi la cellula non riceve più l'ossigeno e senza ossigeno la cellula muore. Perfetto, chiarito. No, infatti ritornando al... Scusate. Ma puoi parlare comunque. Ritornando al discorso alto che ha fatto il professor Lamendola, che ha fatto un discorso importante, agganciandomi a quello, ti volevo chiedere, Stefano, diamoci del costoro. Gli volevano chiedere... Però no, perché poi prima della trasmissione ci davamo del tu, adesso lui fa finta di non conoscermi. Fa dare un tono, dai. No, volevo chiederti invece, i televirologi in generale adesso ti direbbero però ogni farmaco ha l'effetto avverso e la scienza non è una materia perfetta, certo. Quindi che gli rispondi? Certo, allora bisognerebbe aver studiato un po' di farmacologia, cosa che loro non hanno fatto, e se lo hanno fatto se lo sono dimenticati o non l'hanno capito. Tutti i farmaci, nessuno escluso, tutti i farmaci hanno effetti collaterali. Questo fu la materia della prima lezione
che io ho subito all'università, il primo giorno. Tutti i farmaci hanno effetti collaterali. Allora che cosa ci diceva la professoressa? Che era una donna noiosissima, ma che diceva anche delle cose corrette, giuste, anzi diceva le erano tutte giuste, solo che le diceva male. Però cosa si faceva? Cosa si deve fare? Si mette sulla bilancia l'effetto che tu ti proponi o che speri di ottenere dal farmaco e sull'altro piatto della bilancia metti l'effetto avverso, gli effetti avversi, che tante volte sono numerosissimi. Molto spesso la bilancia pende dalla parte degli effetti avversi. Quindi, prima di utilizzare un farmaco, ci si deve accertare che la probabilità di avere un effetto avverso contro l'effetto benefico sia piccolissimo, scarsissimo, perché altrimenti non vale la pena. Vabbè. Cioè, se tu mi dici, io ti faccio questo farmaco perché tu non ti ammali dal morbillo, poi il 70% di chi ha avuto la punturina muore, beh, allora il discorso del virologo non sta più in piedi. Perché, ma anch'io se ti taglio la testa, poi tu non ti ammali più di niente. Però vediamo un po' se tu sei d'accordo. Allora, va bene. Una domanda... dico una sentenza della Corte Costituzionale, diceva, tenendo conto della limitatezza scientifica, comunque gli effetti devono essere brevi e devono darti modo poi di avere una grande salute, se no non si può fare neanche l'obbligo. Dottor Ruini, ci sono state tante denunce respinte. Cosa voglio dire? Le denunce di moltissimi genitori che hanno messo in correlazione il decesso dei figli dopo la vaccinazione, no? Il governo, dicono, ha fatto l'orecchio da mercante respingendo il nesso tra vaccinazione e malore improvviso. Anche le stesse aziende farmaceutiche hanno inserito nei bugiardini i gravi rischi di miocardite. La stessa Pfizer ha recentemente riconosciuto che tra le reazioni avverse ci poteva essere anche il decesso. E quindi questa posizione del governo, come possiamo ritenerla? Cioè il fatto che i genitori abbiano sottoscritto prima di fare la puntura, che si assumono le proprie responsabilità, è corretto? È questo o cos'altro? Domanda. Ma io cerco di utilizzare come sempre la logica e il buon senso e ovviamente se un genitore costretto dalla legge è costretto, ripeto due volte, a firmare una liberatoria che solleva da ogni responsabilità il governo che ti obbliga con un ricatto a firmare qualche cosa che va a intaccare la salute dei tuoi figli fino a portarli anche al sacrificio estremo. Io mi ricordo in provincia di Modena una mamma, gli era morta sua figlia di un paese dell'est, non mi ricordo se Albania o Romania, e anche lei era disperata nel senso che i giudici, i magistrati, gli avvocati hanno detto guardi che anche andassimo in giudizio chiaramente perderemmo perché lei ha firmato questo consenso informato. C'è un altro episodio che ricordo che è passato in cavalleria in provincia di Mantova, un militare dell'arma morto, i parenti hanno fatto fare l'autopsia, hanno dimostrato che la morte era avvenuta per effetto del vaccino, nella sentenza il giudice ha detto però non c'è nessuno che può pagarla, nel senso che prima di farcelo il signore ha sottoscritto firmando il consenso informato. Quindi, ce li ricordiamo tutti. Quindi purtroppo questa è una gravità inaudita. Certo. Perché... ho da far vedere un altro servizio importante. Lo facciamo vedere perché ha lavorato il nostro Corrado. Vai regia, l'ultimo che ci resta. In tanti si interrogano oggi quale sia stata la causa di questo sovvertimento della realtà, oltre chiaramente al potere di convincimento mediatico dei mezzi di comunicazione di massa che incessantemente martellano H24 lo stesso verbo. Ma volendo approfondire un po' di più il discorso e soprattutto per cercare di comprendere più in profondità quali sono gli elementi che hanno generato questo terribile mix, possiamo individuare una triade. Questa triade è composta da alibi, giustificazioni e abitudini. Sappiamo bene che le abitudini, se ripetute, creano giustificazioni, le quali possono produrre l'alibi, massificato ovviamente, il quale rimane ingabbiato in questa
triplice tanaglia che imprigiona ognuno di noi, in quanto l'alibi diventa causa ed effetto della giustificazione, la quale, accreditata e allenata e quotidianizzata dall'abitudine, in un qualche modo diviene indistruttibile. E quindi anche le cose più assurde, i pensieri più strambi, le illogicità più croniche trovano spazio all'interno di questa triade che spesso governa e comanda spietatamente la vita di molti di noi. Complimenti, complimenti vivissimo, dottor Corrado Ruini. Professor Lamendola, lo definiscono l'anno, io insisto su questo, poi torneremo negli ultimi minuti a parlare di questo vaiolo della scimmia, mi dirà qualcosa in più, tanto per chiudere la dottoressa. Ma a te vorrei chiedere, Francesco, il leader del Movimento dei Diritti Civili, Franco Corbelli, ha definito la strage di Pasqua, cioè negli ultimi 60 giorni sono più di 200 le vittime, tutte persone, ribadisco, per lo più giovani, sane e vaccinate e negative al Covid. Tanti altri sono stati miracolosamente salvati grazie all'uso dei defibrillatori. Allora, chiediamo per questo che ci siano defibrillatori, dice, ovunque, nelle scuole, nei luoghi di lavori e sui mezzi di trasporto. È possibile tutto questo? Consentimi di restare sul mio terreno. No? Come? Consentimi di restare sul mio terreno, che è filosofico. Intanto 30 secondi per ricordare a chi ci ascolta, e specialmente a quelli che sono usi a buttare fango su trasmissioni come questa, su televisioni come questa, che questo è uno dei pochissimi spazi che ha rifiutato di asservirsi, perché il governo distribuisce denaro a pioggia a tutte le reti televisive, a tutti i giornali stampati che accettano di farsi portatori del pensiero unico, cioè della narrazione. Quindi onore a quei pochi, a quei pochissimi che hanno rifiutato questo sporco denaro in nome della libertà. Beh, intanto, io non so se il mio editore l'abbia rifiutato, non so se siano arrivati. Se è questa è una se mia, ti è consentito. È una mia trasmissione, diciamo, creata dal sottoscritto, che va in cerca di coloro i quali danno la possibilità di poterla aiutare nella realizzazione. Quindi che l'editore ci lasci campo libero, su questo ti do atto. E, no, volevo bisogna tornare, mettere i puntini su lei. Volevo tornare sul discorso della cultura moderna, che non è un'astrazione, no? È una cultura innaturale, creata da una centrale precisa, è una cultura il cui scopo era fin dall'inizio demolire i pilastri della tradizione e del sano approccio verso la vita, compreso il sano pensiero razionale. La modernità nasce ancora nel 1300 con Guglielmo di Ockham, però la vediamo entrare in pieno sviluppo con l'illuminismo. Ebbene, così come essa ci ha frastornati con tante false immagini di libertà, con le quali abbiamo giocato, ci siamo trastullati e intanto si preparava a darci la mazzata che ora ci sta dando, di toglierci in un colpo solo tutte le libertà e di dirci anche «è così, è giusto così, dovete anche ringraziarci, perché noi vi togliamo un fardello dalle spalle». Allo stesso modo questa cultura per anni e decenni ci ha abituati a introiettare nascostamente una specie di odio, di disgusto, di schifo per noi stessi. Cioè da un lato ha incoraggiato il principio del piacere in apparenza, sessualità sfrenata, droga libera, narcisismo di apparire in un certo modo, tatuati, palestrati, abbronzati, estrogenati, siliconati e chi più ne ha più ne metta, ma sotto sotto hanno creato nella gente, osservate certi testi di canzoni, osservate soprattutto la letteratura del Novecento, osservate molti programmi televisivi e molti film di Hollywood, un segreto schifo e disgusto di noi stessi per portarci a questo punto, cioè muoiono i nostri figli, vediamo accadere delle cose orribili,
vediamo calpestato ogni principio di libertà e di dignità della persona e non ci ribelliamo, non solo non ci ribelliamo, ma abbiamo questo atteggiamento intontito, questo atteggiamento rinunciatario, passivo, di fronte a cose che dovrebbero farci scaldare il sangue. Come ci sono riusciti? Suggerendoci che noi siamo un problema, che l'uomo è un problema e che il mondo sarà migliore se alcuni miliardi di noi toglieranno il disturbo. Bene. E ci stanno riuscendo. Bene, speriamo di no. Noi resteremo... No, stanno riuscendo a creare in noi questo stato d'animo. Sì. Allora, ascolta, prima che me ne dimentichi, prima di parlare di scimmie, no, tu mi dici il programma, perché la gente mi sta scrivendo dove andrà a cantare domani Giuseppe, grandissimo, Povia. Il tuo programma, per favore, qual è? Dillo, in maniera che ti possano seguire. Dai. Allora, domani sarò a Ponzano Veneto e dopodomani sarò il 29 maggio ad Aosta, in piazza, non mi ricordo la piazza, ma ci sarà il Festival della Costituzione, saremo in tanti, io ci metto la musica, ci sarà anche Ugo Mattei, ma ci sono proprio tanti relatori. E poi le date o per avermi in concerto potete trovare tutto sulle mie pagine social, Facebook, Instagram, TikTok. Ho appena messo un post adesso in diretta con la faccia di Vito, con scritto per avermi in concerto e ho messo il numero di telefono, così se ci andate è live. Allora, Antonietta, scusami, tornando a Vaiolo delle Scimmie, nei vaccini AstraZeneca e Johnson, no, dicono che ci sia adenovirus di scimpanzé, quindi è possibile che un vaccinato lo passi al partner per rapporto sessuale o per saliva? E mi fai una domanda a cui nessuno sa ancora rispondere. Io posso rispondere quando ho dei dati scientifici, e di solito sono i miei ai quali credo. E queste sono supposizioni, teorie, fin tanto che non ci permettono di fare delle analisi, degli studi veri, rimangono ipotesi, rimane tutto nel vago. E quindi uno crede a narrazione ufficiale, al pensiero unico di cui abbiamo parlato. Quindi aspetta che qualcuno del mainstream ci dica che cosa succede, che così dopo ti rispondo. Sto scherzando, ovviamente. Ci vuole speranza. Ci vuole speranza. No, no, io siccome ho paura che... tu non hai paura di prendere il vaiolo, no, vero? Se vi faccio una scimmia... Torniamo ad essere seri, dai. È capitato qualche volta comunque. Ripeto. No, perché l'ha detto Montanari che io mi sono fatto le scie. Ma no, qui si scherzava, dai. La scienza che valeva fino a 10 anni fa sembra che adesso non valga più, quindi io non so come risponderti. Luca Botta, vedi, manca per l'apposta. Una domanda, ci ho sentito il professor Fraiese. No, scusa, è importante il messaggio. No, una domanda, ho sentito il professor Fraiese alla Camera dire che il vaccino, dopo la terza dose, ha un'efficacia negativa, ovvero chi ha fatto, l'ha fatto, ha un sistema immunitario più debole. Quindi ci sono rischi, influenze più severe. Ma non credo che siamo in grado di rispondere a questo. Non siamo, tu che sei uno scienziato, solo tu puoi rispondere. No, ma sono dati incontrovertibili questi. Chi assume le responsabilità? No, ma sono pubblicati. Vuole salvaguardarmi. No, ma se no mi arriva la settima denuncia. Scusami. Vito, paura. Vito, sarebbe come, Vito, sarebbe ho paura come se tu che sarebbe, mi faccia come no. Se tu mi dicessi ti prendi la responsabilità dell'elenco telefonico. Certo, ma è scritto, è stampato, è pubblicato. Quindi sono dati su cui non si discute, cioè tu ti prendi la responsabilità della tavola pitagorica, ma no, sono cose ovvie. Certo, quel prodotto, che non è un vaccino, abbassa le difese immunitarie. Come ha detto il professor Fraiese, correttamente, in maniera molto lucida, in maniera molto meno verbosa di quanto non stia facendo io, chi ha il sistema immunitario depresso, si ammala di, potenzialmente, si ammala di centinaia di malattie. Lì Fraiese ha sbagliato, perché non è vero che sono centinaia, sono molte migliaia.
però sono comunque una grande quantità. Cioè, quindi stai dicendo che il soggetto fragile è ancora più fragile, quindi sta manfrina che ci dicono che è enormemente fragili. Più fragile. Allora, che cos'è? Che cos'è il sistema però, immunitario? È un esercito di difesa, non di attacco, ma di difesa. Se tu togli quell'esercito, non ti difendi più, mi sembra. Ma perché ci dicono allora i soggetti fragili devono essere, perché? Perché tu te la ricordi la rupe tarpea a Roma? Sì. Eh sì. No, io no. Ce la ricordiamo, dai, sta non buono. Non c'eri? Ah. Pure t'ho visto. Cos'è la rupe tarpea? Io studio solo con la mia passione. Dire, vedi, se sei non qua vuol dire che non sei andato giù. L'ho visto con una scimmia sulla rupe tarpea. Non mi chiedono come, perché voi, come possono contattarvi, è possibile, Antonietta? C'è una signora Paola che dice come posso contattare i due personaggi. Avete un sito... No, di solito diciamo che rispondiamo il mercoledì sera e il venerdì sera su una nostra piattaforma che abbiamo creato che si chiama Free Health Academy. Ecco che allora possono avere il... Come si chiama? Free Health Academy. Spelling? L'Accademia della Libera Salute. Okay. A che ora lo fai? Di solito alle 9 di sera, 8 e mezza il venerdì. Ti conviene cominciare dalle 10 perché fino alle 10 ci sono io e ti porto via pubblico, quindi cambiate l'orario per piacere. Comunque, allora, un minuto a testa per chiudere e poi chiudiamo. Lui è il presidente di Free Health Academy. Ma ne parleremo perché Corrado è un grande. Corrado, per chiudere allora, Rede Rationem di questa trasmissione. Cosa abbiamo detto al pubblico? Abbiamo detto, secondo me, delle libertà e delle cose intelligenti e gran parte vere, e con l'auspicio che tante persone abbiano il coraggio che ha avuto Giuseppe, quindi questa canzone è del 2015, mi hai detto, quindi. Esatto. Di pagare tutti i prezzi che costa dire la verità. 24 quindi, querele, però. Anche tu. Non è successo nulla. Chi dice la verità viene sempre perseguitato. Ricordiamo che negli anni 70... si andava in giro, specialmente noi ragazze, dicendo il corpo è mio e me lo gestisco io. Ecco, adesso per chiudere, è tornato di moda. Antonietta, per chiudere, proprio perché loro hanno già parlato, per chiudere, per un saluto e basta. Negli anni 70 si cantava anche libertà, libertà, se ve lo ricordate. E sono tornati gli anni 70 e di nuovo viva dobbiamo la libertà. Cantare. Allora, grazie al professor Lamendola, grazie al... Dottor Montanari, chiudiamo con... Riprendere 5 minuti in più. Infatti, ce la siamo presi. Avremmo dovuto chiudere alle 53, ci siamo presi un minuto in più. Vuoi dire qualcosa, vuoi aggiungere qualcosa da 30 secondi? 30 secondi. Sì, però guarda la telecamera, dillo a loro. Il quadro che abbiamo tracciato è drammatico. La realtà probabilmente è ancora peggiore. Stiamo cercando di demoralizzare ulteriormente le persone, esattamente il contrario. Guardate che la menzogna è fragile, il male è debole. Per reggersi, il male e la menzogna hanno bisogno continuamente di puntellarsi con altro male e altre menzogne. Il bene è più forte, la verità è indistruttibile, coraggio, dritta la schiena, alta la fronte. Dobbiamo affrontare questo nemico a viso aperto, per noi ma soprattutto per i nostri figli. Grande! Grande! Ci vediamo... venerdì prossimo, che sarà una grandissima puntata. Vi auguro ogni bene, buona salute a tutti e vi lascio con Povia che vi canta Torneremo Italia. Speriamo. Buonanotte a tutti e grazie per essere stato con noi. Prego. Io mi ricordo l'Italia, da un quarto piano a Milano città. Le mie sorelle Renata, Elisabetta, Annalisa, mamma e papà. I baci sulle panchine, i paninari, metallari ed arc. Chiamarsi dalle cabine, fumare ascoltando i Pink Floyd dei Duran. Era l'Italia delle mille partite ai giardini, l'Italia che si amava senza telefonini, l'Italia che aveva il coraggio di dire anche no a noi figli e al mondo.
torneremo l'Italia che con la sua lira era una grande potenza europea. Torneremo l'Italia che aveva il più grande risparmio senza andare all'IKEA. Ridaremo all'Italia quello che non ha, ridaremo alla gente dignità. Torneremo Italia, Italia. Ricordo che quando cadevo capivo e mi rialzavo da me, perché imparavi la vita nel mondo reale, non sul web. E la rima con amore era valore, c'erano i battiti delle attese, scoprirsi piano e non con le foto, che l'attimo dopo passa la magia, la magia. Era l'Italia che non abbassava lo sguardo, l'Italia che non abbassava la guardia, l'Italia che aveva il coraggio di dire anche no. Fantozzi ma anche Totò, alla faccia di tutta questa burocrazia che ti sembra di stare in un reality show. Torneremo l'Italia delle lettere che mia mamma scriveva per parlare con me. Torneremo Italia, Italia. Torneremo l'Italia dei nonni e le nonne che hanno dato la vita per noi anni fa. Combattevano in guerra e intanto si amavano, intanto ci davano la libertà. Ridaremo anche a loro un po' di verità, ridaremo anche a loro dignità. Torneremo Italia, Italia. Quello che non ha, ridaremo alla gente dignità, torneremo.